Allora, eccoci qua insieme all'amico Fabio e Luca, titolare di un negozio di pesca qui a Montalto di Castro, e nelle acque appunto antistante Montalto di Castro. Siamo circa 5 miglia, siamo nella pesca al dentice, stiamo pescando col piombo guardiano e con delle seppie vive. Il fondale è sui 55 metri e stiamo cercando dei sassi che dovrebbero nascondere dei pesci che dovrebbero far man bassa delle nostre esche, almeno ce la curiamo. Speriamo vivamente. Qui siamo su 55 metri con un piombo da 250 grammi che ovviamente rispetto al 500 salirà un pochino di più e quindi pescherà su una fascia di mare diversa, un pochino più alta. Ora andiamo giù ancora facendo battere, cercando il fondo ma evitando che si accorpi il terminale con il filo madre, cioè con la madre. Questo è un mulinello, è un Cab 40, un Gladiator, l'ultimo nato. Questo è il più piccolo, esiste un 40 e un 45 con frizioni potenziate appunto per proprio il trecciato per questo tipo di pesca e anche altri tipi di pesca in cui si utilizza il trecciato appunto. Stiamo arrivando sul fondo, il mulinello è un classico Gladiator con il blocco frizione. Ecco, siamo sul fondo ora, sollevo di qualche metro. La canna che utilizziamo per questa seconda calata è una downrigger, è specifica per l'affondatore, però con piombi di questo livello, piombi guardiani di questo livello, 2,5 mezzo chilo, è spettacolare. Nonostante il mare che sia non proprio calmissimo, vedete che l'ondeggiamento con un piombo di questo genere è minimo e ci consente di visualizzare qualsiasi minima toccata, anche quelle delle tanute eventualmente, e quindi essere pronti per ferrare. Vedete, stiamo entrando adesso sui punti che abbiamo, iniziano ora ad entrare i sassi che stavamo cercando. Speriamo che i pesci siano nascosti qua come al solito. Bellissima questa azione parabolica, perfetta, guardate come risponde al pesce, come se lo chiama. Come avevamo preannunciato, i sassi non ci hanno deluso e adesso stiamo quasi imbarcando il pesce, vediamo. Sembra un buon pesce, inizio a vederlo sotto di noi. Gran pesce. Ecco qua, pesce in barca. Bellissimo. Incredibile, incredibile. Dei compagni di pesca, degli amici così che dichiarano addirittura il pesce nell'attimo in cui mangia, eh. Incredibile, veramente incredibile. E che pesci, guardate che meraviglia di dentice, bellissimo, un pesce fantastico. Stiamo ricalando dopo il primo pesce, affrontiamo lo stesso scoglio, quindi ci dirigiamo piano piano. Ora sto calando la lenza più leggera, col piombo più leggero, abbiamo sempre tenuto un'acqua, eccoci, una seppia, avvolgiamo ad un paio di metri e attendiamo.